Per costruire queste condotte, gli ingegneri romani utilizzano una tecnica tipica degli scavi minerari. Effettuano un trivellamento verticale ogni 32 metri lungo il percorso del cunicolo, in modo da verificarne l'allineamento con il filo a piombo. Ma quando l'acquedotto sbuca dall'altra parte, la pendenza è spesso eccessiva e c'è il rischio che l'acqua precipiti verso il basso. Per mantenere l'inclinazione di scorrimento, la condotta viene sopraelevata con un muro di mattoni o pietra. Se la pendenza del terreno aumenta, il muro è alzato ulteriormente, ma superati i 2 metri, il lavoro diventa poco conveniente. La soluzione è un elemento architettonico perfezionato dai romani, l'arco. Questo è un tipico arco romano semicircolare, costruito in pietre tagliate. Ha una campata di quasi 5 metri e mezzo e sono servite 27 pietre per costruirlo. Gli ingegneri romani usano la cassaforma, un'impalcatura in legno su cui l'arco è assemblato. Una volta disposte le pietre, si aggiunge il calcestruzzo e il pietrisco, elevando l'intera struttura. Una volta posizionata la chiave di volta, smontavano l'impalcatura e lasciavano che l'arco sostenesse l'intero peso, scaricando le forze sulle pietre e poi sui pilastri piantati nel terreno. Quindi si costruiva un altro tratto dell'acquedotto. Grazie a questa soluzione, gli acquedotti varcano le valli, ma gli archi possono diventare instabili. Gli ingegneri romani mettono perciò a punto nuove tecniche. Per far superare all'acquedotto un fiume, si rende più stabile il basamento del pilastro, conformandolo in modo che defletta la corrente. Ma gli archi più alti rischiano di torcersi e crollare. L'unica soluzione è limitarne l'altezza a 20 metri. Ma a volte, per mantenere la giusta inclinazione, gli acquedotti devono superare questa quota. Allora una seconda fila di archi si sovrappone alla prima. Si arrivano a costruire acquedotti con 3 file di archi, alti fino a 55 metri. Anche per gli acquedotti la svolta arriva con il calcestruzzo. Gli ingegneri romani mettono a punto una miscela resistente all'acqua con cui rinforzare la conduttura. È a base di pozzolana, una cenere vulcanica che, mescolata alla calce, diventa una malta che si solidifica anche a contatto con l'acqua. Questa è la condotta interna di un acquedotto che riforniva l'antica Roma. È molto ampia, ogni giorno portava 150 milioni di litri d'acqua nella città. Il fondo era costruito con un misto di calce e terracotta, perfettamente impermeabile per tutta la sua lunghezza. Ma perché non sostituire questa struttura così dispendiosa con delle tubature? I romani avrebbero potuto far affluire l'acqua nelle città con una rete di tubature sotterranee, ma ci sarebbero stati problemi a mantenere la pressione costante. Invece, facendola fluire lassù, si incanalava naturalmente, garantendo un approvvigionamento rapido e costante con una struttura relativamente facile da costruire. Ovviamente era coperto per evitare che l'acqua evaporasse o si sporcasse. Per i romani una condotta sotterranea presenta altri inconvenienti. È difficile individuare una falla e ancora di più ripararla. Inoltre, l'unico materiale utilizzabile è la terracotta. Gli ingegneri romani diffidano del piombo, considerato costoso e tossico. Inoltre, sanno che nelle condotte si depositano sedimenti, un pericolo per l'integrità della rete. Il grande vantaggio degli acquedotti è proprio la facilità di manutenzione. Gli acquedotti romani attraversano facilmente le pianure, ma valli e crepacci si rivelano ostacoli durissimi. Si costruiscono allora cisterne su entrambi i lati. L'acqua è quindi incanalata in una condotta e spinta dal suo stesso peso dall'altra parte. La prima applicazione del principio dei vasi comunicanti. Una condotta andava dall'acquedotto fin giù a valle e poi su fino a un'altra cisterna sull'altro lato, dove l'acqua rifluiva nell'acquedotto. Finalmente l'acqua arriva a Roma e confluisce in 3 grandi cisterne. La prima serve la fondamentale rete pubblica, la seconda i bagni pubblici e la terza le abitazioni private, che pagano una tassa sull'acqua. Il denaro ricavato da questa imposta finanzia la rete idrica pubblica, che ha ovviamente la priorità. L'acqua non manca mai al popolo. L'imperatore è attento ad assecondarne gli umori, sa che da esso dipende il suo destino. Roma è la
città più sofisticata del mondo, all'avanguardia in ogni tecnologia dell'epoca. Traiano ne è certamente l'artefice, ha dato a Roma il primo stadio permanente, un nuovo foro, un grande mercato e una rete idrica senza eguali. 100 anni più tardi il potere nelle mani dell'imperatore Caracalla. Con Nerone e Caligola passa alla storia come uno dei più crudeli tra i signori di Roma. Per riscattare la sua immagine di tiranno sanguinario, decide di costruire una straordinaria opera e di farne dono ai cittadini romani. Sarà la più lussuosa opera pubblica mai concepita, le Grandi Terme, la più ricca e sofisticata beauty farm di tutti i tempi. Roma ha già quasi 1000 bagni pubblici, ma le terme di Caracalla non ammettono paragoni. Si estendono su oltre 9.000 metri quadrati. Solo l'area centrale è più vasta della Basilica di San Pietro. Viene costruita una condotta autonoma che dall'acqua marcia rifornisce le terme. Ma il lato oscuro di Caracalla è vivo anche qui. Costringe gli operai a lavorare con turni massacranti. I lavori, iniziati nel 212 d.C., sono completati a tempo di record. Caracalla utilizza una manodopera di 16.000 uomini. 100.000 pali sostengono i ponteggi su cui lavorano 4.500 muratori e 1.800 decoratori. Caracalla voleva che le terme fossero completate prima possibile e mise un'enorme pressione su architetti e ingegneri che finirono il lavoro in soli 4 anni. I tesorieri di Caracalla cominciano a preoccuparsi. I costi delle terme sono lievitati eguagliando tutte le altre voci del bilancio imperiale. Il mantenimento dell'esercito, le distribuzioni di grano, il salario dell'amministrazione pubblica, così come i doni e i contributi agli alleati. Sotto Caracalla l'impero non estese i suoi confini, non ci fu un aumento delle entrate. Fu un periodo di disoccupazione, inflazione e declino economico. Ma Caracalla non accetta tagli e riduzioni delle spese. In questo cantiere furono impiegati milioni e milioni di mattoni, centinaia e centinaia di colonne. Si utilizzavano sofisticati argani, mossi da uomini che camminavano all'interno delle ruote, come i criceti. Gli ambienti furono decorati con marmi pregiati. E già quando la costruzione delle terme era ancora a metà, fu chiaro a tutti che Roma stava per avere un'altra delle sue meraviglie. Nelle terme si può nuotare in piscine olimpioniche, riposare nelle immense saune, passeggiare in un bagno di calore lungo 50 metri e rinfrescarsi immersi in una piscina. C'è un gymnasium, palestre, ma anche biblioteche, sale per incontri e giardini. Appena entrati nelle terme di Caracalla, si era subito colpiti dalla luce. I raggi del sole si riflettevano su pareti decorate di marmi pregiati e impreziosite da mosaici. Sotto c'erano i cunicoli oscuri, con le caldaie che alimentavano saune e bagni. Un'enorme cisterna alimenta le terme con oltre 7 milioni di litri d'acqua. È convogliata sotto l'edificio centrale e poi incanalata verso le piscine o le caldaie. Una rete sotterranea di condutture in terracotta smista litri di acqua calda e fredda, garantendo un ricambio continuo. Negli enormi corridoi si accumulano fino a 2.000 tonnellate di legna. 50 fornaci riscaldano gli ambienti sovrastanti. Questo sistema di riscaldamento che corre sotto i pavimenti si chiama ipocausto, che brucia sotto. Condutture di terracotta corrono nelle pareti isolando l'ambiente e incanalando aria calda. I sotterranei erano un mondo di sudore, calore feroce, oppressione, fatica crudele. Al di sopra, le classi privilegiate si godevano un paradiso di lusso e pulizia. Le terme possono ospitare fino a 2.000 persone. Si poteva trascorrere una giornata intera alle terme, passando da un ambiente all'altro. C'erano una specie di bagni turchi, il frigidarium, la stanza fredda, il calidarium, la stanza calda, la piscina, i massaggi, i parrucchieri, pedicure, manicure. Ma si potevano anche fare incontri importanti. Era il posto giusto per fare conoscenza e si poteva mangiare e bere. La piscina principale, il calidarium, è l'ambiente più caldo delle terme.
La volta a cupola è concepita per incanalare il calore e la luce del sole. Le terme avranno una storia eterna e gloriosa, non altrettanto colui cui devono il nome. L'8 aprile del 217 d.C., appena un anno dopo l'ultimazione delle terme, Caracalla è assassinato dalla sua guardia del corpo. I romani si godranno le terme per secoli, ma dimenticheranno presto Caracalla. Roma sopravvive anche ai più incapaci dei governanti. Tumulti e rivolte, resta sempre il centro pulsante di un immenso impero. E questo grazie ad un'altra delle sue meraviglie, le strade romane. I romani compresero che per mantenere un impero serviva un'efficiente rete stradale che permettesse di spostare truppe e merci. Si servirono delle strade per creare una sorta di villaggio globale. La prima strada romana è la Via Appia, inaugurata nel 312 a.C. dal console Claudio. Nel giro di 200 anni, una rete di quasi 300.000 chilometri si estenderà dall'Urbe fino alle più remote province dell'impero. Su queste strade marceranno gli eserciti di Roma. Ben presto il potere di Roma raggiunge i confini dell'Europa ad ovest, la Giudea ad est e l'Egitto a sud. Al culmine dell'espansione imperiale, le strade romane crescono ad un ritmo di 1,5 chilometri ogni 3 giorni. Qual è il segreto dei loro costruttori? La risposta è i rilevamenti. Gli ingegneri romani mettono a punto un congegno chiamato Groma. I romani basavano i loro rilevamenti topografici su principi in uso ancora oggi. Disponevano le linee ad angolo retto, usando la livella per stabilire la giusta altezza. Prima di tutto orientiamo un asse così, poi ci spostiamo e allineiamo l'altro braccio ad angolo retto. Era molto utile sulle brevi distanze. Per le lunghe distanze prendevano come riferimento le colline più alte sull'orizzonte e disponevano dei pali tra il punto dove si trovava e quello che volevano raggiungere, allineandoli secondo una linea quanto più dritta possibile. Non funzionava in presenza di curve. Infatti le strade romane sono tutte dritte. In caso di ostacolo insormontabile, la strada fa una curva a gomito. Ma spesso per farla passare si scavano intere colline. L'imperatore Traiano fa eseguire un taglio di 36 metri per permettere alla Via Appia di proseguire lungo la costa. Fino ad allora le strade avevano ripercorso gli antichi sentieri, costeggiando i fiumi e aggirando le colline. Ma per la mentalità romana è poco pratico. Nulla deve arrestare l'avanzata della Via Appia. E quando la strada arriva in una palude, la si fa passare su di uno speciale piano rialzato, una piattaforma di legno sorretta da pali piantati nel fango. A volte si dispone uno strato di tronchi prima di ricoprire il tutto con lastre di pietra calcarea, ciottoli e pietrisco. I romani costruivano le strade con grande meticolosità perché erano il fulcro della loro rete di comunicazione. La costruzione delle strade era questione della massima importanza. Gli impieghi erano infatti molteplici, dal movimento delle truppe al trasporto delle merci. Ci lavoravano schiavi, soldati e cittadini delle classi inferiori ingaggiati da vere aziende edili private. Uno degli aspetti più sorprendenti delle strade romane è la loro resistenza al passare dei secoli. Sono tutte costruite seguendo lo stesso schema. Si scava un ampio fossato riempiendolo di sabbia e blocchi di pietra in modo da ottenere fondamenta solide. Poi uno strato di pietrisco e di pietra tagliata. Poi si aggiunge argilla o calce prima di compattare il tutto. Infine, uno strato di lastre di pietra curve, spesso di basalto, completa il piano stradale, consentendo all'acqua piovana di defluire verso i bordi. Acqua nella città. Il fondo era costruito con un misto di calce e terracotta, perfettamente impermeabile per tutta la sua lunghezza. Ma perché non sostituire questa struttura così dispendiosa con delle tubature? I romani avrebbero potuto far affluire l'acqua nelle città con una rete di tubature sotterranee, ma ci sarebbero stati problemi a mantenere la pressione costante.
Invece, facendola fluire lassù, si incanalava naturalmente, garantendo un approvvigionamento rapido e costante, con una struttura relativamente facile da costruire. Ovviamente era coperto per evitare che l'acqua evaporasse o si sporcasse. Per i romani una condotta sotterranea presenta altri inconvenienti. È difficile individuare una falla e ancora di più ripararla. Inoltre l'unico materiale utilizzabile è la terracotta. Gli ingegneri romani diffidano del piombo, considerato costoso e tossico. Inoltre sanno che nelle condotte si depositano sedimenti, un pericolo per l'integrità della rete. Il grande vantaggio degli acquedotti è proprio la facilità di manutenzione. Gli acquedotti romani attraversano facilmente le pianure, ma valli e crepacci si rivelano ostacoli durissimi. Si costruiscono allora cisterne su entrambi i lati. L'acqua è quindi incanalata in una condotta e spinta dal suo stesso peso dall'altra parte. La prima applicazione del principio dei vasi comunicanti. Una condotta andava dall'acquedotto fin giù a valle e poi su fino a un'altra cisterna sull'altro lato, dove l'acqua rifluiva nell'acquedotto. Finalmente l'acqua arriva a Roma e confluisce in tre grandi cisterne. La prima serve la fondamentale rete pubblica, la seconda i bagni pubblici e la terza le abitazioni private, che pagano una tassa sull'acqua. Il denaro ricavato da questa imposta finanzia la rete idrica pubblica, che ha ovviamente la priorità. L'acqua non manca mai al popolo. L'imperatore è attento ad assecondarne gli umori. Sa che da esso dipende il suo destino. Roma è la città più sofisticata del mondo, all'avanguardia in ogni tecnologia dell'epoca. Traiano ne è certamente l'artefice, ha dato a Roma il primo stadio permanente, un nuovo foro, un grande mercato e una rete idrica senza eguali. 100 anni più tardi il potere nelle mani dell'imperatore Caracalla. Con Nerone e Caligola passa la storia come uno dei più crudeli tra i signori di Roma. Per riscattare la sua immagine di tiranno sanguinario, decide di costruire una straordinaria opera e di farne dono ai cittadini romani. Sarà la più lussuosa opera pubblica mai concepita, le Grandi Terme, la più ricca e sofisticata beauty farm di tutti. Prima, si arrivano a costruire acquedotti con 3 file di archi, alti fino a 55 metri. Anche per gli acquedotti la svolta arriva con il calcestruzzo. Gli ingegneri romani mettono a punto una miscela resistente all'acqua con cui rinforzare la conduttura. È a base di pozzolana, una cenere vulcanica che, mescolata alla calce, diventa una malta che si solidifica anche a contatto con l'acqua. Questa è la condotta interna di un acquedotto che riforniva l'antica Roma. È molto ampia, ogni giorno portava 150 milioni di litri d'acqua nella città. Il fondo era costruito con un misto di calce e terracotta, perfettamente impermeabile per tutta la sua lunghezza. Ma perché non sostituire questa struttura così dispendiosa con delle tubature? I romani avrebbero potuto far affluire l'acqua nelle città con una rete di tubature sotterranee, ma ci sarebbero stati problemi a mantenere la pressione costante. Invece, facendola fluire lassù, si incanalava naturalmente, garantendo un approvvigionamento rapido e costante, con una struttura relativamente facile da costruire. Ovviamente era coperto per evitare che l'acqua evaporasse o si sporcasse. Per i romani una condotta sotterranea presenta altri inconvenienti. È difficile individuare una falla e ancora di più ripararla. Inoltre l'unico materiale utilizzabile è la terracotta. Gli ingegneri romani diffidano del piombo, considerato costoso e tossico. Inoltre sanno che nelle condotte si depositano sedimenti, un pericolo per l'integrità della rete. Il grande vantaggio degli acquedotti è proprio la facilità di manutenzione. Gli acquedotti romani attraversano facilmente le pianure, ma valli e crepacci si rivelano ostacoli durissimi. Si costruiscono allora cisterne su entrambi i lati. L'acqua è quindi incanalata in una condotta e spinta dal suo stesso peso dall'altra parte. La prima applicazione del principio dei vasi comunicanti. Una condotta andava dall'acquedotto fin giù a valle e poi su fino a un'altra cisterna sull'altro lato, dove l'acqua rifluiva nell'acquedotto. Finalmente l'acqua arriva a Roma e confluisce in 3 grandi cisterne.
La prima serve la fondamentale rete pubblica, la seconda i bagni pubblici e la terza le abitazioni private, che pagano una tassa sull'acqua. Il denaro ricavato da questa imposta finanzia la rete idrica pubblica, che ha ovviamente la priorità. L'acqua non manca mai al popolo. L'imperatore è attento ad assecondarne gli umori. Sa che da esso dipende il suo destino. Roma è la città più sofisticata del mondo, all'avanguardia in ogni tecnologia dell'epoca. Traiano ne è certamente l'artefice. Ha dato a Roma il primo stadio permanente. Se la pendenza del terreno aumenta, il muro è alzato ulteriormente. Ma superati i 2 metri, il lavoro diventa poco conveniente. La soluzione è un elemento architettonico perfezionato dai romani, l'arco. Questo è un tipico arco romano semicircolare, costruito in pietre tagliate. Ha una campata di quasi 5,5 metri, e sono servite 27 pietre per costruirlo. Gli ingegneri romani usano la cassaforma, un'impalcatura in legno su cui l'arco è assemblato. Una volta disposte le pietre, si aggiunge il calcestruzzo e il pietrisco, elevando l'intera struttura. Una volta posizionata la chiave di volta, smontavano l'impalcatura e lasciavano che l'arco sostenesse l'intero peso, scaricando le forze sulle pietre e poi sui pilastri piantati nel terreno. Quindi si costruiva un altro tratto dell'acquedotto. Grazie a questa soluzione, gli acquedotti varcano le valli, ma gli archi possono diventare instabili. Gli ingegneri romani mettono perciò a punto nuove tecniche. Per far superare all'acquedotto un fiume, si rende più stabile il basamento del pilastro, conformandolo in modo che defletta la corrente. Ma gli archi più alti rischiano di torcersi e crollare. L'unica soluzione è limitarne l'altezza a 20 metri. Ma a volte, per mantenere la giusta inclinazione, gli acquedotti devono superare questa quota. Allora una seconda fila di archi si sovrappone alla prima. Si arrivano a costruire acquedotti con 3 file di archi, alti fino a 55 metri. Anche per gli acquedotti la svolta arriva con il calcestruzzo. Gli ingegneri romani mettono a punto una miscela resistente all'acqua con cui rinforzare la conduttura. È a base di pozzolana, una cenere vulcanica che, mescolata alla calce, diventa una malta che si solidifica anche a contatto con l'acqua. Questa è la condotta interna di un acquedotto che riforniva l'antica Roma. È molto ampia, ogni giorno portava 150 milioni di litri d'acqua nella città. Il fondo era costruito con un misto di calce e terracotta, perfettamente impermeabile per tutta la sua lunghezza. Ma perché non sostituire questa struttura così dispendiosa con delle tubature? I romani avrebbero potuto far affluire l'acqua nelle città con una rete di tubature sotterranee, ma ci sarebbero stati problemi a mantenere la pressione costante. Invece, facendola fluire lassù, si incanalava naturalmente, garantendo un approvvigionamento rapido e costante con una struttura relativamente facile da costruire. Ovviamente era coperto per evitare che l'acqua evaporasse o si sporcasse. Per i romani una condotta sotterranea presenta altri inconvenienti. È difficile individuare una falla e ancora di più le grandi terme, la più ricca e sofisticata beauty farm di tutti i tempi. Roma ha già quasi 1000 bagni pubblici, ma le terme di Caracalla non ammettono paragoni. Si estendono su oltre 9.000 metri quadrati. Solo l'area centrale è più vasta della Basilica di San Pietro. Viene costruita una condotta autonoma che dall'acqua marcia rifornisce le terme. Ma il lato oscuro di Caracalla è vivo anche qui. Costringe gli operai a lavorare con turni massacranti. I lavori, iniziati nel 212 d.C., sono completati a tempo di record. Caracalla utilizza una manodopera di 16.000 uomini. 100.000 pali sostengono i ponteggi su cui lavorano 4.500 muratori e 1.800 decoratori. Caracalla voleva che le terme fossero completate prima possibile e mise un'enorme pressione su architetti e ingegneri che finirono il lavoro in soli 4 anni. I tesorieri di Caracalla cominciano a preoccuparsi. I costi delle terme sono lievitati eguagliando tutte le altre voci del bilancio imperiale. Il mantenimento dell'esercito, le distribuzioni di grano, il salario dell'amministrazione pubblica, così come i doni e i contributi agli alleati.
Sotto Caracalla, l'impero non estese i suoi confini, non ci fu un aumento delle entrate. Fu un periodo di disoccupazione, inflazione e declino economico. Ma Caracalla non accetta tagli e riduzioni delle spese. In questo cantiere furono impiegati milioni e milioni di mattoni, centinaia e centinaia di colonne. Si utilizzavano sofisticati argani, mossi da uomini che camminavano all'interno delle ruote, come i criceti. Gli ambienti furono decorati con marmi pregiati. E già quando la costruzione delle terme era ancora a metà, fu chiaro a tutti che Roma stava per avere un'altra delle sue meraviglie. Nelle terme si può nuotare in piscine olimpioniche, riposare nelle immense saune, passeggiare in un bagno di calore lungo 50 metri e rinfrescarsi immersi in una piscina. C'è un ginnasium, palestre, ma anche biblioteche, sale per incontri e giardini. Appena entrati nelle terme di Caracalla, si era subito colpiti dalla luce. I raggi del sole si riflettevano su pareti decorate di marmi pregiati e impreziosite da mosaici. Sotto c'erano i cunicoli oscuri con le caldaie che alimentavano saune e bagni. Un'enorme cisterna alimenta le terme con oltre 7 milioni di litri d'acqua. È convogliata sotto l'edificio centrale e poi incanalata verso le piscine o le caldaie. Una rete sotterranea di condutture in terracotta smista litri di acqua calda e fredda.